Pilato, Juve, Bredi e Furino. Alessandro Vidoni di Tarcento riceverà il poster della Juve attraverso Telefriuli di Udine per il disegno su Bredi, mentre per il disegno su Furino Sandro Epifani riceverà un pallone attraverso Telesalenta di Lecce. Ecco, adesso una piccola curiosità, perché i nostri telespettatori ci tempestano di queste richieste e chiedono tutti fino a quando Zoff continuerà a giocare. Lei che l'allena tutti i giorni, dia una risposta tecnica. Beh, Zoff, io credo che... Sì, lui forse toccherà ferro, sentendo la mia risposta, è un longevo e quindi oggi come oggi io stesso me lo chiedo, dico boh, chissà fino a quando, perché per la verità se in questo momento se non dovesse avere un crollo fisico immediato, ha una consapevolezza, una struttura fisica, ha un'esperienza tale che penso che per il momento non si possa porre un traguardo. Ecco, io direi di tornare adesso al campionato, parlando di quella che è stata l'altra grossa rivelazione, cioè il Napoli. Ho letto che Giuliano non vuole smantellare la squadra, direi che fa in assoluto bene. Il Napoli ha raccolto questi giocatori che venivano da un'annata piuttosto brutta, gli ha dato fiducia e gli è stata ripagata. Credo che Marchesi, Giuliano e Kroll abbiano poi fatto il resto. Credo anche comunque che il Napoli, per rimanere in pianta stabile nelle zone alte della classifica, per restare per diverso tempo protagonista, di qualche ritocco avrà bisogno. Intanto avete visto un disegno di Kroll, Corrado Paternò di Palermo riceverà il posto alla maglietta di calcio al 13 attraverso Tele Sicilia. Ecco, signor Maldini, io ho detto che secondo me per restare competitivo a lungo il Napoli ha bisogno di qualche ritocco. Lei è d'accordo con me o pensa che può ripetersi anche così? Ma io penso che quest'anno il Napoli abbia fatto un'annata strepitosa, forse al di là dei loro meriti, cioè che se non sono tanti. Dopo la venuta di Kroll il Napoli si è trasformato completamente. Però, come dici tu, per rimanere competitivi, secondo me, ha bisogno di qualcosa in più in attacco. Troppo poco Damiani e Pellegrini. Anche quando si fanno male questi due qui, sono costretti a mettere dei ragazzini. Ho capito, allora ecco. È d'accordo esatto, con me. Esatto, sono d'accordo con te. Ecco, la quarta quest'anno è arrivata all'Inter, che credo che i tifosi interisti, tutto sommato, siano rimasti delusi un pochettino dall'annata dell'Inter, però non bisogna dimenticare il grosso cammino che ha fatto quest'Inter in Coppa dei Campioni, ha sfiorato la finale ed è questo sempre un segno e un grosso merito. L'anno prossimo io sono anche convinto che l'Inter, con un Altobelli che torna ai suoi livelli, con questo Proasca che a me piace molto, non mi stancherò di dirlo, che può dare ancora qualcosa di più, e soprattutto con quell'uomo in più che può essere Beccalossi, potrà ancora dare delle grosse soddisfazioni ai tifosi interisti. A proposito di Proasca, avete visto un disegno, è di Gianluca Rinaldi, di che riceverà attraverso Telenorba un pallone. Al quinto posto invece ritroviamo la Fiorentina. La Fiorentina che ha condotto un giro di ritorno veramente eccezionale. L'anno prossimo sarà la quinta squadra, io credo, veramente potrà aspirare al campionato, anche se, se è vero tutto quello che si scrive in questo periodo della sua campagna acquisti. Potrebbe avere un attacco più o meno simile, Pecci, Graziani, Antonioni e Bertoni, più un quinto uomo, quindi direi che diventerà senz'altro competitiva. Se a queste cinque squadre di cui abbiamo parlato aggiungiamo il Milan e il Torino, vediamo che il campionato veramente avrà una cerchia di squadre che lottano per lo scudetto veramente ampia. Inoltre comprenderei Cagliari, Bologna, Catanzaro, Avellino, che penso possano fare un campionato tranquillo, e si vede che 11 squadre lotteranno, diciamo, dal centro classifica in su. E proprio per questo volevo chiedere al signor Trapattone e al signor Maldini se non pensava che fosse il momento, il caso di portare il campionato a 18 squadre. Beh, complessivamente, tutto sommato, io credo che possa anche essere un'idea valida. Aumenterebbero così il numero delle gare, diventerebbero 34, ci sarebbe la possibilità di avere appunto qualche provinciale in più e quindi anche una maggior magari allungamento di quello che vuole essere la classifica, visto che in questi due anni la classifica è sempre stata molto corta per sì. La verità, e quindi così anche come effetto tecnico ci sarebbe magari un certo dislivello che tutto sommato farebbe bene sia ai primi che alle ultime. Insomma, dire lei è d'accordo? Ma io non sono tanto d'accordo, anche perché faccio parte della nazionale, di conseguenza a 18 squadre non si troverebbe il tempo per giocare. Noi sì. Abbiamo le qualificazioni, come tu sai, per andare ai mondiali in Spagna, e poi da gennaio a aprile abbiamo due gare amichevoli, di conseguenza ci rimane troppo poco tempo. Ho capito, e la nazionale ha anche delle esigenze, chiaro, che vanno rispettate senz'altro.
E ritorniamo adesso alla Serie B con il discorso delle pericolanti, delle squadre che gli interessa la salvezza, di cui solo di una abbiamo parlato, del Palermo. E cominciamo con Vicenza-Rimini. Io credo che il Vicenza abbia la possibilità di fare un altro grosso passo avanti. Il Rimini è una bella squadra che gioca anche un bel calcio e può essere considerata anche con il Catania una delle grosse sorprese di questo campionato. Però io penso che il Vicenza possa farcela e debba farcela in questa partita e metto uno fisso. Monza-Varese, il Monza ormai è in Serie C. Il Varese inoltre direi che si esprime meglio in trasferta, mentre il Monza appunto stenta soprattutto in casa. Vedo leggermente favorito il Varese che tenta secondo me il colpaccio e metto X2. Atalanta-Bari, l'Atalanta ha la possibilità di centrare la sua seconda vittoria consecutiva che darebbe ulteriore ossigeno alla sua classifica, anche perché il Bari è una squadra ormai direi tranquilla e è anche una squadra che in trasferta non è irresistibile. Quindi anche qua per me vittoria della squadra di casa e uno fisso. Stesso pronostico, e cioè uno fisso, anche per Taranto e Pescara. Il Pescara è reduce da un grosso campionato e trova questo Taranto che ha una fame veramente di punti incredibile. Io credo che anche qua appunto la squadra di casa ce la faccia e metto uno fisso. Le uniche partite che diciamo sono un po' così, non interessano, cioè né promozione né salvezza, sono Catania-Lecce e Pisa-Spal. Catania-Lecce, secondo me questo Catania che ha condotto un campionato veramente esemplare, dovrebbe farcela e metto uno fisso. Per quanto riguarda Pisa-Spal, sono due squadre che amano il calcio, che sanno giocare al calcio, quindi vedo una partita aperta a qualsiasi soluzione e nella mia classifica metto 1-2. Prima di ritornare ai nostri ospiti, direi di chiudere con i pronostici, con le partite della Serie C. Le prime due riguardano il girone A della C2, sono Cremonese-Fano. La Cremonese, dopo il crollo della Triestina, la Cremonese intanto, oltre al crollo della Triestina, volevo dire, ha dilapidato un pochettino tutto quello che era il suo vantaggio. La Reggiana è balzata in testa e sembra adesso la più autorevole candidata al salto di categoria. Però la Cremonese ha la possibilità, la grossa possibilità di allontanare il Fano. La vedo leggermente favorita e metto 1x. L'altra partita è Parma-Piacenza. Riguarda le zone basse della classifica, il Parma è leggermente più in su. Lo vedo leggermente favorito in questa partita, anche qua metto 1x. L'altra partita invece del girone B della C1 è uno scontro spareggio per la promozione, in poche parole, tra il Campobasso e la Cavese. Se il Campobasso non vince può dire addio alle sue speranze di promozione, mentre la Cavese ha la consapevolezza che se anche perde non compromette del tutto le sue aspirazioni. Vedo quindi leggermente favorita la squadra che tenterà il tutto per tutto, cioè il Campobasso, e metto 1x. Ecco, signor Trapattoni, lei ha detto che questo scudetto le ha dato la soddisfazione almeno pari a quello dei 51 punti. Perché? Beh, innanzitutto perché forse inizialmente voi stessi non credevate alla nostra forza, i critici attorno erano convinti che la squadra non aveva appunto, come abbiamo già citato, un certo logorio da parte di alcuni giocatori. Era finito quel famoso ciclo così potente di questa squadra e devo dire che le difficoltà, aggiungi la tua squalifica, le difficoltà nuove delle antagoniste dirette come Roma e Napoli, quindi non dimentichiamoci che è dal 74 che una squadra del sud, quando lo vinse la Lazio, non si affacciava più alla ribalta in questa misura, e quindi i fenomeni sono completamente stati nuovi, anche come non usiamo la solita parola geopolitica, ma come proprio antagonisti e come fenomeno nazionale. Questa volta l'Italia è stata interessata proprio per tutta la sua lato più lungo. Esatto, le difficoltà di un braccio di ferro fino all'ultima gara, l'ultimo mese senza te e senza Tardelli una gara con la Roma e dovendo giocare con l'Avellino pericolante, con la Roma e col Napoli e la Fiorentina in ultimo. Quindi direi che è proprio stato un campionato, a mio avviso, fra i più difficili, belli e combattuti. Ecco, solitamente si suol dire, o anche siete soliti dire, che i meriti dell'allenatore si aggirano perché siccome sono di moda le percentuali sul 15 e il 20%. Mi pare però giusto a questo punto riconoscere, vorrei che la mettesse, che i suoi meriti quest'anno vanno al di là di questa percentuale, proprio per il discorso che ha fatto all'inizio. Beh, io credo, tu sai qual era il nostro dialogo in chiave tecnica, la convinzione di portare avanti questo plasmare gente nuova come Marocchino, come Fanna, è una certa rivoluzione che è stata necessaria quando l'inserimento di Marocchino al posto di Causio, riuscire a concretizzare questo gioco che è sempre stato
voluminoso, ma purtroppo necessitava appunto di finalità, di finalizzazione, e questi sono stati aspetti. Convincere voi che potevamo competere sono stati gli aspetti, direi, più importanti, e sono stati coronati. Questo, diciamo, che oltre che fortuna, insomma, un piccolo bravo. Direi, sì, se lo merita. Ecco, San Martino, voglio chiedere una cosa. Recentemente il Brasile è venuto in Europa e sì, ha sbancato. Vinto in Inghilterra, ha vinto in Francia, ha battuto i tedeschi. L'Argentina ha numerosi fuoriclasse, mi è universalmente riconosciuto che la Germania è una squadra eccezionale, la Spagna giocherà in casa. Che strada potremo fare? E noi? Questo volevi in sapere. In Spagna, sì, dico. Ma intendiamoci, adesso in una competizione mondiale bisogna andare un pochino cauti. Il Brasile, venendo in Inghilterra, andando in Francia, andando in Germania, hanno fatto dei grossi colpi. E da quello che mi consta hanno giocato molto bene, però tu lo sai benissimo che le gare amichevoli hanno un certo valore, le gare per le qualificazioni o per un torneo mondiale sono diverse. Sono diverse. Io metto il Brasile tra le favorite, però ci mette anche l'Italia? Ma certamente, se noi stiamo bene, se noi siamo in un grado di forma, se noi non abbiamo infortuni, c'è poco da temere. Ecco, restando a livello mondiale, così, dopo il campionato del mondo argentino, che è stato, direi, bellissimo per il nostro calcio, pensate che siamo andati avanti o siamo tornati un po' indietro? Siamo troppo attorno. Rispondi. Ma io credo che tutto sommato noi siamo andati sempre progredendo. È chiaro che le impalcature di una squadra qual era quella argentina era un momento così massimo di espressione tecnico-tattica, è difficile ricostruirle in breve tempo, in 4 anni, però devo dire che questi giovani, alcuni li ha citato prima Maldini, devo dire che sono d'accordo con lui nel dire che se alcune situazioni favorevoli collimano in quel momento, io dico che siamo andati migliorando. Maldini, mi pare migliorando che senz'altro, perché come ho detto, in una intelaiatura, cioè non logora, però con certi squilibri, questi giovani si sono dimostrati completamente all'altezza. Ecco, prima di chiudere questa puntata vi rileggo la schedina con i pronostici. Atalanta-Bari 1, Catania-Lecce 1, Cesena-Verona 1, Foggia-Genoa x2, Vicenza-Rimini 1, Milan-Lazio 1x, Monza-Varese x2, Pisa-Spal 1-2, Sampdoria-Palermo 1, Taranto-Pescara 1, Cremonese-Fano 1x, Parma-Piacenza 1x, Campobasso-Cavese 1x. Abbiamo finito anche questa settimana, ringrazio il signor Trapattoni e il signor Maldini di essere intervenuti, vi ricordo di mandare le vostre lettere e disegni a Caccia al 13 Viale Piceno 37 Milano. Prima di chiudere darei un arrivederci a presto al Perugia, alla Pistoiese, al Brescia per un ritorno sollecito in Serie A, e farei tanti complimenti a parecchie squadre come il Cagliari, come il Bologna, come il Catanzaro, che hanno giocato veramente un campionato ad alto livello. Tra i complimenti devo metterci anche la mia Juventus, perché veramente questo 19esimo scudetto secondo me se l'è strameritato. Vi saluto tutti quanti e vi auguro buona caccia al 13.